Buonasera, allora siamo contenti di fare finalmente un saggio dal vivo perché l'anno scorso l'abbiamo fatto solo in streaming e 2 anni fa neanche quello, quindi è il mio primo saggio come professore qui a Rovigo. Grazie per essere venuti, so che alcuni di voi vengono anche da lontano, quindi insomma pochi ma buoni e soprattutto affezionati. Nulla, il saggio, come sapete, come dice la parola, non è un concerto qualsiasi, è proprio un'occasione per questi giovani pianisti di condividere il percorso e i traguardi che hanno conquistato durante quest'anno di studi. Quindi è un'occasione per loro di condividere le cose che hanno imparato e per voi, che siete poi genitori, amici, familiari, di gioire insieme a loro per il livello che hanno raggiunto. Io sono molto contento in generale di quest'anno, di come è andata, siamo riusciti insomma a vederci regolarmente, ognuno ha fatto certamente molti progressi e questo è bello, no? Non bisogna misurare secondo me i risultati mai in senso assoluto, confrontarsi, se, vedere se suoniamo meglio o peggio di Marta Argerich o di Giulio Vanni. Non è questo il concetto del saggio, il concetto è vedere se suoniamo meglio di come suonavamo noi un anno fa, o quantomeno che cosa abbiamo scoperto durante quest'anno e quanto è bello condividere con gli altri le cose che ora riusciamo a suonare bene e che l'anno scorso non suonavamo o non ci venivano bene. Quindi questo è l'idea, quindi siamo tutti molto contenti, non c'è nessuno qui che ci giudica, non c'è nessuno che conta le note sbagliate, ma al contrario siamo tutti pronti a gioire delle cose belle che ascolteremo da questi ragazzi. Premesso questo, l'ordine è in realtà abbastanza casuale, più o meno vagamente corrisponde all'ordine del corso di studi, quindi cominciamo con i ragazzi del triennio, però c'è qualche mix e poi finiremo con i ragazzi più grandi del biennio. Sono tutti miei allievi, questi in realtà ufficiali, perché poi ne ho uno entrato 2 mesi fa che però appunto ha 11 anni e comunque ora è in vacanza. E poi abbiamo invece gli allievi del master che però faranno dei concerti in autunno, ma insomma non sono, gli allievi curriculari della mia classe sono tutti loro, quindi nessuno è stato escluso da questo saggio, che è proprio di coinvolgere tutti. Detto questo, presentiamo la prima ragazza, prima pianista, Francesca Antonucci. Studia qui da ormai 2 anni, è entrata l'anno scorso, quindi quest'anno è il secondo anno di triennio, ha 17 anni e ci farà ascoltare 2 pezzi imparati negli ultimi mesi. Quindi ecco, l'idea è questa, non sono pezzi che loro sanno da una vita, sono pezzi nuovi e come nel suo caso, in quasi tutti i casi, è la prima volta che li suonano in pubblico, quindi è un'occasione anche per loro di misurarsi con questa cosa che è ben diversa da suonare in classe o a casa. E ci farà ascoltare 2 pezzi di Mendelssohn, lo studio, opera 104 numero 1 si muove minore e il rondò capriccioso, 2 pezzi diversi tra loro, il primo più crepuscolare ma malinconico con un cantabile molto bello dove però il cantabile è affidato in alternanza ai pollici o comunque alle dita delle due mani e nel frattempo sono degli arpeggi molto leggeri ma al contempo rapidi che appunto si intrecciano con questo canto. E invece il rondò capriccioso è un brano più elfico, tipico appunto dall'atmosfera appunto da Sogno di notte di mezz'estate di Mendelssohn, quindi immaginate un bosco incantato, folletti che saltellano di notte, e quindi insomma c'è di tutto e tutto questo affidato a Francesca Antonucci. Thank you.
Thank you.
pianista all'altro, e come anche io sono molto contento di questo, ogni pianista sembra allievo di un insegnante diverso, nel senso che la mia idea non è quella di uniformare il loro modo di suonare, di dirgli fa così, ma cercare di dargli dei principi, però poi renderli anche liberi di scoprire delle cose. Chiaramente i percorsi sono sempre, come dire, non lineari, quindi ci sono allievi che sono nella fase, diciamo, di, come dire, linearità, di così, equilibrio, e ci sono invece quindi le fasi di ricerca per cui cercano di, come dire, trovare delle estremizzazioni, e poi con calma, insomma, se ne riparla durante le lezioni e si cerca di trovare una quadra. Però questo è anche un momento proprio di sperimentazione per loro. E andando avanti, adesso è la volta di Siwen Chen da Chongqing in Cina, ma vive in Italia. Siwen fa il secondo anno del biennio, quindi è più avanti come corso di studi, e ci farà ascoltare un trittico di Claude Debussy, Estampes, scritto nel 1903, e sono come delle cartoline, appunto delle stampe di luoghi che Debussy in realtà non ha mai visto. E anzi, c'è una lettera che racconta del fatto che lui avrebbe voluto tanto andare, per esempio, in Oriente, vedere le pagode, oppure andare anche soltanto in Spagna, ma non aveva i soldi. Al massimo poteva andare in Borgogna. E dalla Borgogna, quindi, guardando delle immagini, delle introduzioni di questi luoghi, lui ha detto: io, non potendo andarci fisicamente, almeno posso permettermi di andarci con l'immaginazione. Questo è il risultato di questa sua gita immaginaria, tre gite. Appunto, abbiamo prima pagode, poi dove imita anche gli strumenti orientali, gli strumenti appunto come il gong, ad esempio, il gamelan, le campane. Poi abbiamo invece il soleil dans Granada, quindi qui immagina appunto la sera a Granada, è stata la mai andata in Spagna, e sulla base di una cartolina che aveva ricevuto appunto da lì, appunto la porta di Alhambra. E poi invece il terzo è Jardin sur la pluie, appunto, giardini con la pioggia, l'idea di anche un impressionismo sonoro, era appunto quello che facevano i pittori francesi di fine 800, in cui appunto c'era un tipo di tratto di colore che sembrava quasi umido per come era trattato appunto il tratto, il pennello. Debussy fa la stessa cosa, creando un suono veramente un po' bagnato, quasi bugiardo di pioggia, quindi l'idea di questa liquidità attraverso la quale percepiamo appunto il passaggio. E da non dimenticare il ruolo fondamentale del porta pagine, anzi del porta iPad di Filippo Lugnano. Le campane stanno perfettamente bene con pagode, anzi fanno parte del paesaggio solo. Thank you.
Thank you.
importante perché è uno dei primi importanti brani completamente atonali, quindi senza l'armonia classica che già Debussy cominciava ad abbandonare, ma il brano che avete ascoltato è comunque ancora legato all'armonia atonale. Mi fa ascoltare Pietro Vaccari, 19 anni, che peraltro gli ha appena suonato la settimana scorsa al concorso Crescendo di Firenze, dove ha vinto il primo premio. Perché di solito sono pezzi che tutti cercano di evitare nei concorsi, invece lui ha trovato una sua dimensione molto bella, ci crede questa musica, ci credo anch'io, musica molto difficile da suonare ma anche da ascoltare, ma in realtà ci sono tutti gli elementi dell'intensità della musica romantica, però come dire concentrati ad un livello estremo e quindi sarà un'esecuzione estrema che Pietro vi fa ascoltare. Thank you.
con Gianfranco Munaffò di Treviso, giusto Treviso? Sì, sì, Treviso, secondo anno di biennio, che ci fa ascoltare la sonata giovanile di Beethoven, opera 10 numero 2, una sonata appunto, secondo me, comica, umoristica. Abbiamo lavorato con Gianfranco su questo pezzo, anche per sviluppare appunto anche questi aspetti un po' più drammaturgici, teatrali, che ovviamente l'interprete deve possedere, quindi anche se è musica classica, è musica in cui bisogna anche un po' divertirsi e far divertire. Cioè, se ne accorgo. Sì, ci proviamo. Ci proviamo.
studenti, prima di ascoltare poi il piccolo bisso di Pianoforti, e ringrazio intanto anche il personale di sala che fa un piccolo straordinario perché abbiamo sforato rispetto a un orario normale. Andrea Mariani da Lissone, provincia di Monza, che ha 25 anni e che fa il secondo anno di biennio e che conosce anche bene il pianoforte perché ha registrato anche un disco quest'anno con l'integrale pianistica di Silvio Omizzolo che uscirà a breve per Piano Classics e ci farà ascoltare un altro tipo di virtuosismo romantico complementare il resto con i brani di Liszt, che è appunto quello di Johannes Brahms, con il primo volume delle variazioni di Brahms sul tema di Paganini, cioè il capriccio numero 24 di Paganini. È un virtuosismo meno, se vogliamo così, plateale, più compatto, e quindi sarà interessante anche confrontare questi due tipi diversi di pianismo. Ok? Siamo quasi. Ringrazio anche Daniele Ceciliotta alla regia, perché questo... perché questa è un'opportunità per i ragazzi, ma anche per voi che siete qui, per i genitori, amici e parenti, di rivedere queste esecuzioni, perché sono registrate, quindi saranno poi messe su YouTube. Quindi questo grazie a Daniele che appunto ha seguito sia durante le prove ieri e oggi pomeriggio, sia durante il concerto, e grazie anche al conservatorio che ha molto attrezzato gli impianti audio video di altissima qualità, microfoni professionali, 4 telecamere motorizzate, regia sopra, quindi questa è anche una situazione molto importante per i ragazzi perché possono riascoltarsi e quindi migliorare anche appunto riguardando le proprie esecuzioni. Ma lascio adesso il palco ad Andrea Mariani con la lezione di Brass Paganini. Thank you.
qualche baldo giovane per muovere il secondo pianoforte, per ringraziare tutti voi, un piccolo bis di questo saggio con una cortissima sonata, con 5 minuti in tutto, in due tempi, di Muzio Clementi, il duetto opera 1 numero 6, appunto fa parte della raccolta che ha pubblicato appunto come opera 1 nel 1780, un giovanissimo Clementi. E appunto ci sono sapori haydniani, mozartiani, ed è una musica molto raramente eseguita, sicuramente prima esecuzione a Rovigo. Questo non ho dubbi, e la faranno ascoltare Carlo Alberto Bacchi, ormai esperto di Clementi, con Pietro Baccari, che dopo Schoenberg tornerà insomma due secoli indietro alla normalità. Thank you.